Super Otto Show. Super Otto Show News. Fulton dan toch. Benatti houdt nog heel even in. Kijkt nu nog eens naar Fulton en moet nu naar dat wiel gaan. Jens Voigt opletten met zijn lange halen. Fulton gaat er verduiveld goed vandoor, maar dan komt Benatti met de remonte. Benatti gaat dan toch eindelijk eens een dikke vette etappe winnen in een grote ronde. Benatti wint deze etappe voor Fulton, Elmiger en Voigt. Daniele Benatti. Y en la línea también está Jens Voigt. Cuidado con la curva. Cerca de pasar de la valla, una llegada truculenta la que va a tener que solventar también el grupo mayoritario. Se acaba la sorpresa para Marcus Fulton y caso error porque aquí Daniele Benatti tiene la ventaja en su condición de sprinter. Ya se le pusieron a la casa los dos alemanes, atrás se queda el suizo del AG2R. Vean cómo le está diciendo algo a Marcus Fulton. Se van a abrir, se van a cazar ahora. Por el lado abierto, solo, le sigue la rueda Jens Voigt, pero ahora viene de atrás Elmiger y se vuelve a sembrar. Si es en los últimos metros, quiero decirles que el italiano se los puede llevar al baile, pero él se está negando la posibilidad de la salida. Jens Voigt sigue diciéndole algo a Marcus Fulton en alemán, pero no hay forma de que podamos todavía resolver esta encrucijada. Elmiger es el primero, Fulton, está diciendo Jens Voigt, sal, y va a salir el alemán del Gerold Steiner. No va a tener, parece, la forma de responder Daniele Benatti, y es entonces Gerold Steiner el que tiene la punta, el que va a ganar Daniele Benatti. Daniele Benatti del sprint se va a quedar con esta victoria. En la lógica domina este cierre de etapa, y bueno, fueron demasiado a ponerle la mesa al favorito del sprint. Sorpresa también, se vio clarito cuando arrancó y al único que medio sorprendió fue a Elmiger, que también ya se estaba parando en sus pedales, pero vean la velocidad de Benatti en esos últimos metros, cómo supera tranquilamente a Fulton para dejarlo en la segunda posición. Un tuo giudizio in questo momento così delicato per il ciclismo? Ma questa domanda me l'hanno fatta anche prima le varie televisioni, chiaramente da grande appassionato di ciclismo e da corridore che comunque non fa questo sport solo per lavoro ma principalmente per passione, corro in bici dall'età di 10 anni, quindi penso come tanti hanno dedicato la loro vita, la loro parentesi di vita per questo sport, non può che dispiacere. Una cosa, un brutto momento che per quanto mi riguarda, ogni volta che succede qualcosa c'è sempre la speranza che sia l'ultima, però credo che si stia facendo tanto per la lotta al doping e dobbiamo fare ancora tanto, e lo dobbiamo sicuramente fare sia per la maggior parte dei corridori che sono convinto che fanno le cose per bene, e principal modo per tutti i tifosi che nonostante tutti i problemi che questo sport ultimamente sta passando sono sempre ad incitarci lungo le strade come se niente fosse. La tua vittoria più importante, immagino, chi la dedichi? Mm.
prima persona che mi viene in mente è mia moglie, che mi è stata vicino nei momenti più difficili, e è la persona che mi sta più vicino, che mi dà la forza per ogni giorno per lottare. E poi sicuramente a tutti i compagni della mia squadra, che comunque se lo meritano, perché tutti facciamo una grande fatica, e quindi una vittoria fa sempre una boccata di ossigeno per tutti. Place de la Concorde now, when they turn up for the finish, it's about 250 metres to the line. The sprinters are itching. Remember, Bonan has won here before, but this one is special. He needs the points. The teammates are swinging off now as they head onto the front of the... Now they can see the finish. Watch for the green jersey of Robbie Hunter. Contador also. This is the big lead out now. Bernardi sitting and waiting. Hush off the din, third wheel. Zabel goes on the right of our picture. Robbie Hunter, a big effort on the left. Head to head with Tom Bonan. Green, but Tor Hushoff is still pushing on as Hunter tries desperately. They switch across the road. It looks like it was Bernardi from Hushoff, Zabel, Hunter on the line. Well, that was a very confusing sprint for everybody. Tom Boonen was trying to come up through the middle. Let's not forget the yellow jersey, arms in the air. This is the kick though here. This is phenomenal move by Bernardi. Robbie Hunter on the far side was not going to get the victory at all as he charges up to the line, but Daniele Bernardi has got himself the kick ahead of everybody else. Hushoft on the inside is coming up, so too is Eric Zabel, but they're all too late to get the man from Italy as he looks down one last time for confirmation. He's still got the power in those thighs as he lunges for the line, salutes the crowd, and it was a brilliant... ...in bijna 10 in tweede positie dan dit Hushoft. En Hushoft die kan zijn sprint pas laat inzetten. En Bonen, die is al heel veel krachten gaan gebruiken. Komt hij daar nog uit? Nee, die wordt daar inderdaad een beetje ingesloten. En Hunter gaat hier naar de kop. Bernardi komt er nu uit. En Zabel sluit hem nog. En het is Bernardi die het haalt. Bernardi die het haalt. Daniele, la vittoria a Parigi vale come o più di una grande classica? Ma ancora sinceramente non ci credo a questa vittoria. Però credo che per un corridore delle mie caratteristiche vincere qui a Parigi è una cosa incredibile. Credo che sia, per quanto mi riguarda, un sogno. E quando ho tagliato l'arrivo e ho alzato le braccia, ho visto sullo sfondo l'Arco di Trionfo, sono uscite spontanee alcune lacrime. Credo che sia il coronamento di tanti sacrifici e di tante rinunce. Comunque credo per adesso è sicuramente la vittoria più importante per me, la più bella. Una classica, spero che arrivi più avanti. Intanto mi godo questo successo, anzi questi due successi al Tour, che non sono pochi. Hai ereditato la passione per il ciclismo dal padre, il fratello è stato un buon corridore, e poi dalla Polisportiva Alvergo, piano piano... Bravo Alberti, bravi tutti gli ospiti che sono venuti ad omaggiare Daniele Bennati, un po' meno gli organizzatori del comune che hanno messo queste maglie di un campione appoggiate dove erano. Non c'era la fotografia del vittorioso sugli Champs-Élysées, magari poteva essere fatto un bel pannello. Comunque, a parte questo, noi vogliamo fare un omaggio sincero a Daniele e diciamo grazie a Daniele, ma grazie anche a Saronni, a tutti i suoi compagni, a tutti quelli che hanno avuto fiducia in lui, una fiducia evidentemente molto ben riposta. Grazie ancora Daniele.